10 semplici modi per gestire l'ansia. È una bella giornata e tutto sembra normale, ma all'improvviso inizi a sudare, diventa più difficile respirare e l'ansia ti assale completamente. Fortunatamente ci sono un paio di semplici metodi che possono farla andare via e aiutarti così ad andare avanti con la tua vita. Ma prima di sapere di più su di loro, non dimenticare di premere il pulsante iscriviti e di suonare il campanello di notifica, in modo da unirti a noi su Il Lato Positivo. Per capire come affrontare l'ansia devi sapere cos'è e come funziona, giusto? Bene, l'ansia si forma nel nostro cervello come risposta del nostro corpo a situazioni stressanti. Le nostre capsule atrabiliari reagiscono rapidamente per produrre adrenalina, che inizia così un'intera catena di reazioni diverse nel corpo, aiutandoci a combattere o scappare da una fonte di pericolo. La stessa cosa accadeva quando i nostri antenati incontravano un predatore. Alla fine, il modo in cui funziona il nostro corpo non è cambiato poi così tanto. Oggi, tuttavia, questa reazione può essere provocata da eventi meno terrificanti. Una rottura, un cambiamento nel lavoro o anche una banale conversazione con il capo. Ma invece di ascoltare il nostro corpo quando urla scappa, sopprimiamo le nostre emozioni nel modo migliore che possiamo. E non importa quanto tu sia bravo in questo, non puoi controllare l'adrenalina che il tuo corpo ha già prodotto. Ecco perché questa sensazione di ansia rimane anche quando la causa è scomparsa da tempo. Gli psicologi sono sicuri che alcune persone siano più incline all'ansia di altre. Dipende in gran parte dal temperamento, dall'educazione e dal numero di situazioni stressanti che hanno affrontato prima. Purtroppo non esiste un metodo universale per far sparire l'ansia, perché tutti l'affrontano in modo diverso. Ma ci sono alcune tecniche che possono essere abbastanza efficaci. 1. Poniti delle domande. Ogni volta che un problema o un dilemma ti rendono ansioso e preoccupato, poniti un paio di semplici domande. Quali sono le probabilità che accada qualcosa di brutto? Qual è la cosa peggiore che può accadere? Posso fare qualcosa per prevenire la peggiore delle ipotesi? Quando analizzi la situazione, la tua ansia lentamente si affievolisce, perché il tuo cervello è troppo concentrato sulla ricerca di una soluzione. 2. Ripeti la situazione che ti rende ansioso. Se vuoi liberarti della tua ansia per sempre, fai attenzione alle situazioni irritanti che la causano. È conoscere nuove persone? O forse qualcosa di più serio come l'aerofobia? Quando scopri cos'è, il tuo compito diventa semplice. Ripeti questa situazione. Inizia parlando con qualcuno alla cassa o presentandoti ad un tuo vicino. Se hai paura di volare, scegli gli aerei come mezzo di trasporto principale ogni volta che puoi. Più ti ritrovi in una situazione che ti spaventa, prima avrai il pieno controllo sulla tua ansia. 3. Annotalo. Se tendi a tornare agli stessi pensieri più e più volte, falli uscire. Scrivi dei tuoi sentimenti. Quando rileggiamo, le ragioni dietro la nostra ansia spesso sembrano così ridicole che tutte le nostre preoccupazioni spariscono all'istante. Se trovi che questo metodo ti aiuti, assicurati di tenere un diario o un taccuino per aiutarti ad affrontare l'ansia. Se non vuoi scrivere le tue preoccupazioni, puoi anche vocalizzarle. 4. Riduci la tua ansia a un'assurdità. Molti esperti suggeriscono l'interessante tattica di andare nella profondità della tua ansia e renderla comica invece di scappare. Diciamo che sei ansioso di uscire di casa. Invece di combattere i tuoi preoccupanti pensieri, vagli incontro. Quindi convinciti che la situazione reale è ancora peggiore e che c'è del vero fuoco che cade dal cielo e zombie ovunque. È proprio quando riduci la situazione all'assoluta assurdità che diventa così divertente che l'idea che ti ha spaventato prima diventerà esilarante. 5. Rilassati. L'ansia ha un impatto non solo sulla mente, ma anche sul corpo. Questo spesso porta a tensioni croniche e persino a spasmi muscolari. Pertanto è essenziale imparare a rilassarsi fisicamente con lo yoga, la meditazione o tecniche di respirazioni speciali come la respirazione diaframmatica. Ciò consente ai tuoi organi di ottenere la giusta dose di ossigeno che il tuo corpo desidera ardentemente nei momenti di stress. E quando il tuo corpo finalmente si calma, la tua mente lo seguirà. 6. Esercizio. Lo so, tutti odiano l'esercizio, ma è una di quelle rare attività fisiche che aiutano il corpo a produrre gli ormoni felici serotonina ed endorfina, che lo calmano. Ovviamente un allenamento non risolverà tutti i tuoi problemi. Le tue sessioni di allenamento dovrebbero essere coerenti e regolari. È meglio scegliere più esercizi aerobici e cardio, però. In questo modo scapperai letteralmente dalla tua ansia. 7. Sii più attivo. Un rapporto pubblicato su The International Journal of the First Year Higher Education nel 2014 ha affermato che il comportamento sedentario può causare disagio psicologico. Quindi, se la tua linea di lavoro prevede di stare seduto dietro la scrivania tutto il giorno, assicurati di fare delle piccole pause ogni ora per fare qualche facile esercizio. Perlomeno cammina lungo il corridoio.
Questo ti aiuterà a destabilizzare e spaventare ogni segno di imminente ansia. 8. Distraiti. Se sei ansioso, allora è il momento di tuffarti in un hobby. Puoi disegnare, scrivere, leggere, guardare la TV o fare qualsiasi altra cosa che distolga la tua attenzione da pensieri preoccupanti. Anche l'ascolto di musica aiuta a calmare l'ansia. Assicurati di scegliere il tuo genere preferito. Anche la musica rock pesante può aiutarti a calmare i nervi se ti piace questo genere. 9. Mangia una banana o bevi una tazza di tè. Se sei incline all'ansia, prendi l'abitudine di portare con te sempre una banana. È una fonte insostituibile di acido folico, magnesio, potassio e altri alimenti cruciali per il lavoro stabile del sistema nervoso. Gli esperti raccomandano anche di mangiare pesce se ti senti ansioso, perché contiene acidi omega-3 che aiutano a ridurre lo stress. Se ti senti così preoccupato che anche solo pensare al cibo ti fa star male, bevi il tè verde. Contiene moltissimi antiossidanti che disintossicano il corpo ed eliminano i radicali liberi provocati dallo stress. 10. Aggiungi degli aromi. Candele profumate, oli essenziali, diverse fragranze. Tutte queste cose dovrebbero trovarsi in casa tua se l'ansia è un tuo amico abituale. La chiave è scegliere profumi che ti ricordano bei momenti e che ti facciano sentire più felice. I profumi sono collegati alla nostra memoria, quindi i tuoi aromi preferiti possono riportarti a ricordi felici in pochissimo tempo, liberandoti dall'ansia. Non dimenticare che l'ansia è una risposta normale e naturale a situazioni stressanti. È fondamentalmente lì per aiutarci a rilevare il pericolo e sopravvivere. Tuttavia, si può affrontare una condizione ancora più grave: gli attacchi di panico. Di solito ti colgono completamente di sorpresa. Ad esempio, vai al bar per incontrare i tuoi amici e improvvisamente il tuo cuore inizia a martellare come un matto. Ti senti nauseato ed estremamente spaventato, come se stessi per morire. Se qualcosa di simile accade regolarmente, è un segnale che hai attacchi di panico. Le ragioni principali alla base di questa condizione possono essere ereditarie, oppure traumatiche, oppure ancora dovute allo stress. Se l'ansia rimane a lungo nella tua mente, gli attacchi di panico si possono verificare occasionalmente e durano per 15-30 minuti. Una delle cose più strane sugli attacchi di panico è che possono accadere in circostanze del tutto diverse. Quindi è difficile capire che cosa li inneschi. E questo è molto frustrante per le persone che ne soffrono, perché non sanno mai quando un attacco di panico li colpirà. Proprio come con l'ansia, gli psicologi spesso suggeriscono di non combattere gli attacchi di panico, ma di portarli al massimo, in modo che la sensazione di panico svanisca più rapidamente. Quindi, se noti che la tua condizione sta peggiorando, non esitare a visitare uno psicologo. Hai qualche consiglio su come affrontare l'ansia? Dici nei commenti qui sotto. Assicurati di dare a questo video un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti. Resta con noi su Il Lato Positivo.